Continuiamo il ripasso della cinematica e vediamo il secondo moto. Tra parentesi, il secondo moto nella meccanica è molto importante. Perché? Perché si tratta del moto circolare, Però prima il vero? video l'ha già creato, Scusa? il video l'ha già creato. Sì. L'ho No, io non l'ho visto. Ho mandato il film, che bravo, già mandato. lo ma io non l'ho visto l'altra volta, non si accorgono. Vedi il disegno si può esercitare poi c'è il disegno. Vediamo stamani il secondo tipo di moto. Abbiamo detto i moti possono essere o rettilinei o circolari. Il moto circolare, come ben capite, nella meccanica è fondamentale. Perché? Perché il 99, il 90% dei sistemi meccanici sono composti da un motore che ovviamente ha un moto circolare. E quindi tutto quello che, diciamo, che ne consegue è chiaramente un moto circolare e quindi bisogna saper ben calcolare gli aspetti cinematici che caratterizzano il movimento di un motore, vero? Quando si parla, per esempio, del numero di giri di un motore, ovviamente si parte dal riferimento di una grandezza cinematica che riguarda il moto rotatorio, chiaro? Ora, l'altra volta vedemmo le grandezze cinematiche quali erano. Nel moto rotatorio bisogna aggiungerne altre, va bene? Che sono in relazione a queste. Cioè noi abbiamo visto spazio, velocità e accelerazione. A queste tre, che comunque possono essere considerate nel moto rotatorio, se ne aggiunge altre tre, e sono al posto dello spazio l'angolo, chiaro? Al posto della velocità, la velocità lineare, la velocità angolare, e al posto dell'accelerazione, l'accelerazione angolare. L'angolo. Ora, appunto, che cos'è l'angolo? Che cos'è l'angolo? Eccolo là. Andiamo un attimo a fare velocemente un ripasso di geometria. Cos'è l'angolo? L'angolo è definita la porzione di piano spazzata dal raggio, vero? Io ho un punto che si muove in una circonferenza di moto circolare, collego questo punto con il centro. L'angolo è la porzione di piano che questo punto attraverso il raggio viene a spazzare, si dice, va bene? Viene a. Ok? Accelerazione, come si chiama quello lì? Questo è l'angolo. E cos'è l'angolo? È la porzione di piano che il punto attraverso il raggio e il centro della circonferenza viene a compiere. Ok? Ritorna. Mentre lo spazio è il tratto percorso, l'angolo è la parte di piano spazzata dal raggio di un punto che percorre un moto circolare. Va bene? Esiste una relazione tra lo spazio e l'angolo, o meglio, questo punto che si muove in una circonferenza effettivamente percorre un certo spazio, è una traiettoria curvilinea. Ritorna. Qual è la relazione tra la traiettoria curvilinea percorsa dal punto e l'angolo? È il raggio. Sì, però sotto l'accelerazione che c'è un Beta. È un che simbolo greco. no, che C'è una freccia. misura di Eh? accelerazione. Angolare. Tutte angolari. Quindi, che relazione sta lo spazio con l'angolo? Lo spazio percorso non è altro che l'angolo spazzato per il raggio della circonferenza del moto circolare che il punto compie, va bene? Analogamente l'omega, la relazione tra la velocità tangenziale e l'omega è omega per R, dove omega è la velocità angolare. Sarebbe l'angolo percorso nell'unità di tempo. Va bene? Come la velocità è lo spazio percorso l'unità di tempo, la velocità angolare è l'angolo percorso l'unità di tempo. Per quanto riguarda l'accelerazione, dobbiamo fare un attimo un approfondimento. Nel moto circolare, e questo caratterizzerà un po' lo studio anche dei componenti meccanici, nel moto circolare abbiamo due accelerazioni, una
una tangenziale, che è quella simile ai moto rettilineo, chiaro? Cioè, quando noi guardavamo il moto rettilineo, l'accelerazione, noi chiamavamo accelerazione, era quella tangenziale. Ora, nel caso del moto rettilineo, l'accelerazione tangenziale corrisponde come direzione con la direzione del moto rettilineo. Nel moto rotatorio, questa accelerazione cambia continuamente come direzione, chiaro? Altrimenti sarebbe un moto rettilineo. Ok? Ritorna? Cos'è che fa cambiare continuamente la direzione all'accelerazione? È proprio la velocità. Chiaro? Perché? Cosa succede? Cambiando continuamente direzione nel moto rettilineo, variando sempre l'accelerazione, o chiaramente l'accelerazione tangenziale cambia sempre direzione. Quindi abbiamo un'altra componente che è chiamata l'accelerazione centripeta o radiale, se dir si voglia. Perché? Perché è diretta come il raggio, che è una componente esclusiva del moto circolare. Nel moto tangenziale è nulla, nel moto rettilineo è nulla, e l'accelerazione radiale, detta anche centripeta perché è diretta verso il centro, è data dalla velocità al quadrato fratto il raggio della circonferenza che caratterizza il moto circolare. E questa accelerazione è tipica, esclusiva del moto circolare. Facciamo un attimo un'osservazione. Moto circolare esiste uniforme e uniformemente accelerato. Abbiamo il moto circolare uniforme, fermo, è zero l'accelerazione tangenziale, ma non è zero l'accelerazione radiale. Quindi l'accelerazione radiale in un moto circolare c'è sempre. Chiaro? Quindi quando voi prendete un corpo e lo volete far girare intorno a un punto, ci vuole sempre l'accelerazione radiale. Ora, questo è cosa comporta? Proviamo a fare un attimo un passo avanti e immaginarsi già la meccanica del prossimo anno. Vi ricordate voi le leggi della dinamica e vedremo la prossima volta? Abbiamo la forza è uguale alla massa per un'accelerazione. Ok? Cosa vuol dire che nel moto circolare io ho bisogno sempre che ci sia l'accelerazione anche quando a velocità costante? Provate a immaginare. Per poter far girare un punto dentro una circonferenza, di cosa ho bisogno io di applicargli? Cioè, se io prendo un punto che si muove di moto rettilineo a velocità costante, con accelerazione tangenziale nulla, dal momento che anche l'accelerazione radiale è nulla, cosa succede? Un punto che si muove di moto rettilineo uniforme ha bisogno di una forza che lo fa muovere? O si muove da solo di velocità costante? Perché non c'ha l'accelerazione. Perché non c'ha accelerazione. Quindi F uguale ma, F uguale a 0. Perché A uguale a 0. Nel moto rettilineo, dal momento che la componente di accelerazione c'è sempre, riesco a far muovere un punto di moto rettilineo senza avere una forza? Di moto circolare, senza una forza? No. Quindi qualsiasi corpo che io voglio far ruotare, ho bisogno di una forza che lo tira verso il centro della circonferenza. Pari all'accelerazione radiale che è caratteristica del tipo di moto circolare. Deve essere vincolata, ha una forza che lo tira verso il centro. Questo è il concetto della biella e manovella, che vedrete poi andando avanti negli studi. La biella è attaccata alla manovella, la fa girare in moto rotatorio, è soggetta a una forza che la tira verso il centro. Tant'è vero, quando io vado molto forte e si dice sbiello, la biella a cosa è soggetta? È soggetta a una forza che la fa flettere e si spezza al circa un terzo dai piedi di manovella. Perché? Perché è soggetta per forza di inerzia a una forza di flessione, dovuta alla manovella e per tenerla attaccata e farla girare, la tira verso il centro. Dall'altra parte c'è il pistone, la tiene bloccata lì, quest'altra tira verso il centro, la biella tende a piedi.
Tanto è vero, quando succede problemi di sovrasollecitazione alla biella, si va a vedere la biella è piegata. E così come tanti altri modi. Quindi voi, se volete prendere una curva alla vostra scooter, per poter girare la curva, avete bisogno di una forza visiva verso il centro. Tanto è vero, se manca l'aderenza intera, perché c'è il ghiaccio, voi riuscite a girare o andate dritto? Andate dritto. Quando entrate in curva troppo forte, perché vi allargate in traiettoria? Non perché c'è una forza visiva verso l'esterno, ma perché la velocità è troppo elevata, quindi V4R è un numero molto grande, la forza che pneumatica esercita sul terreno non è sufficiente, allora il motorino che fa? Si sposta verso l'esterno. Perché? Perché la forza non è sufficiente per tenerla in quella traiettoria. Spostandosi verso il centro, cosa fa? Aumenta il raggio. Che è il denominatore, l'accelerazione diminuisce, trova la forza aderente e ha disponibile per fare la curva. Chiaro? Quindi, nel momento che in curva vi si allarga in traiettoria, non è che c'è una forza che vi tira verso il fuori, vi manca la forza e vi tiene verso. Chiaro? Quindi, il moto circolare è caratterizzato da un'accelerazione centripeta e quindi c'è sempre bisogno di una forza che vi tiene attaccati alla traiettoria. Più stretta la traiettoria, più forza, perché il raggio è a denomina. Chiaro? A questo punto vediamo un'altra relazione tra l'omega e il numero di giri. Qual è la relazione fra questi due? Questo è un dato che vi servirà tantissimo nello studio meccanico, vero? Noi sappiamo che un motore gira a 1000 giri in minuto. Che velocità angolare ha? Perché cinematicamente a noi ci serve la velocità angolare. Chiaro? Qual è la relazione tra l'omega e il numero di giri? Il numero di giri è un angolo pari a 360 gradi, un giro, vero? Quindi è un giro è 2 pi greco, va bene? I radianti. Al minuto, per il numero di giri, questo è l'angolo percorso in un minuto. Per trovarlo nei secondi lo devo dividere per... Ok? E questa è la relazione, mi dà la velocità angolare. L'angolo percorso in un minuto fratto i secondi in un minuto. E questa è la relazione tra l'omega e il numero di giri, 2 pi greco n fratto 60. Ok? Questa è una grandezza, vi serve tantissimo, perché molte volte in un problema vi viene dato il numero di giri, dovete rilevare l'omega, che è la velocità angolare, ok? Le equazioni, a parte questa che è del moto circolare, sono uguali. Esiste una relazione tra le cinematiche tradizionali, F dov'è? Vabbè, questa la vedremo, la dinamica, perché sbaglio forte, poi. Non per studiare il moto, quando studieremo le forze che generano un movimento. Qui siamo a vedere il movimento puro. Per ora no. Abbiamo poi l'accelerazione tangenziale che è sempre beta per R. Queste sono le relazioni fra le componenti tradizionali cinematiche del moto rettilineo e le componenti del moto circolare. C'è scritto lì QT. Dove? Qui. Allo stesso modo vale le stesse equazioni orarie, avete visto, valgono anche per gli angoli, va bene? Quindi sarebbe alfa uguale alfa 0 più omega 0 per t più un mezzo beta t alla seconda e omega uguale omega 0 più beta per t. Queste sono le equazioni che abbiamo visto l'altra volta per il moto rettilineo, per il moto circolare, va bene? Queste le potete rilevare anche da queste qui. Sostituendo al posto di questo queste relazioni qui. Quindi al posto di S ci metto alfa per R. Al posto di S0 ci metto alfa 0 per R. Al posto di V0 ci metto omega 0 per R. Al posto di A ci metto sarebbe a tangenziale beta per Ah, qui R. Se semplifico e ritrovo questa qua. Va bene?
Ok? Disordine? Quindi questa relazione qui è la stessa di quella che abbiamo visto nei motori rettilinei. Ok? La relazione tra la componente rettilinea e la componente angolare è questa. Quindi se io voglio trovare l'angolo, se so lo spazio percorso, divido per R. Chiaro? Queste relazioni vi serviranno tantissimo. Perché? Vi fa un esempio. Supponiamo che c'è un tamburo che avvolge un cavo. Questo è un esercizio tipico, vedrete il prossimo anno, no? C'è un tamburo che gira e avvolge il cavo. E qui c'è un peso che viene, vediamolo in verticale, forse è più chiaro. Io conosco, per esempio, l'omega del tamburo, va bene? E voglio rilevare la velocità con cui questo peso viene sollevato. Ritorna? Supponendo che in questo punto, tra il cavo e il tamburo, non ci sia slittamento, quando io avvolgo, se conosco che questo tamburo è omega, in questo punto avrò una velocità tangenziale che sarà omega per R, che è la stessa velocità tangenziale con cui viene sollevato il peso, perché se la corda è inestensibile e il punto non slitta, il peso sale di velocità Vt. Quindi metto in relazione il movimento di peso con la rotazione del tamburo e l'avvolge. Questo è un esercizio tipico che vedrete il prossimo anno. Chiaro? Conoscendo la velocità del motore dovete rilevare la velocità di sollevamento del peso. Chiaro? Ci siamo? Beh, vediamo un esercizio. Siamo già? Un corpo si muove di modo circolare uniforme lungo una circonferenza lunga 37,68 compiendo 1800 giri al minuto. Calcolare il periodo, la velocità angolare e quale angolo descrive il corpo in 1,5 secondi. Allora, innanzitutto vediamo il periodo. Il periodo non ve l'ho detto, va bene? Il moto circolare è un moto periodico, si ripete, no? Che cos'è il periodo? Il periodo è il tempo per fare un giro, va bene? Per fare perché il moto si ripeta. Chiaro? Si scrive un T maiuscolo, sì. Poi abbiamo anche la frequenza, che è il numero di periodi fatti in un secondo. Quindi sarebbe 1 fratto T, fratto i periodi. Se io ho un corpo e fa 20 Hz, vorrebbe dire fa 20 giri in un secondo. Eh? La frequenza è 1 fratto il periodo. È il numero di periodi fatti in un secondo. Quindi se io ho un corpo e fa che gira a 20 Hz, vorrebbe dire fa 20 rotazioni in un secondo. Chiaro? È il numero di periodi svolti in un secondo. Ed è 1 su secondi, chiamato HZ, Hz, va bene? La frequenza. Sarebbe elevato. Il motore a combustione, conto, una macchina che gira a 3000 giri al minuto, sono 50 giri al secondo, è 50 Hz. Una macchina che fa 3000 giri fa 50 Hz. Una biella gira 50 volte in un secondo. Una manovella. È un numero elevato. Immaginate i motori fanno 17-18.000 giri. Che frequenze hanno? Di rotazione. Ok? Allora, andiamo ora a risolvere il problema. Un corpo si muove di modo circolare uniforme. Cosa vuol dire? Che si muove con accelerazione tangenziale nulla. Ok? Questa definizione vuol dire che AT è uguale a 0, ma no a R, AT, a R c'è. Il periodo è il numero di giri, il periodo è il tempo per fare un giro.
quindi per fare un 2 pi greco di angolo. Quindi sarebbe questo tempo qui, sarebbe alfa e 2 pi greco, torna, dove a 0 più omega 0 periodo più un mezzo, tu lo riavi da qui. E ora lo facciamo nell'esercizio. Torna, le formule sono sempre queste, non è che si abbiano. Conoscendo tutte le grandezze, tu ritrovi il periodo. Mi torna? Oppure, se conosci omega e beta, riavi il periodo. Ok? Mi torna? Allora, leggiamo: un corpo si muove di modo circolare uniforme, lunga circonferenza lunga. Quindi, conosciamo la circonferenza. La circonferenza che cos'è? È lo spazio percorso. È 2 pi greco R. Ritorna? Ci siamo? Da questa definizione si ricava il raggio della circonferenza. Ritorna? Oppure si può ricavare un'altra cosa, si può ricavare il tempo per fare un giro, che è il periodo. Come si fa? Fa 1800 giri al minuto. Se divido per 2 trovo la frequenza. Trovo il numero di giri al secondo. Ritorna? 30. A questo punto posso trovare il periodo, che è 1 sulla frequenza. E quindi è 1 su 30. E questi sono i secondi che impiega a fare un giro. Ok? Ritorna. Così. Perfetto. 0,033 secondi. Questo è il tempo che ci mette a fare un giro. Chiaro? A questo punto ho il tempo. O il periodo che si vuole. E questo è il periodo, va bene? Per fare un giro. A questo punto io conosco. Ci ho fatto il salvataggio tra 2 pi greco per n fratte 60, quindi 2 pi greco e da 8 fratte 60. Perfetto, posso rilevare l'omega. 2 pi greco n fratto 60. E fa 6,28 per 1800 fratto 60. Io ho 188 radianti fratto secondi. A questo punto ho la velocità angolare, che è costante, perché comunque l'accelerazione in moto è uniforme. A questo punto posso trovare l'angolo descritto. Come fa a fare l'angolo descritto? Determino questa equazione. Eh? Cosa vuol dire? In questo senso. Quindi, a cosa succede? Alfa è quello che voglio trovare. Alfa 0 è 0 supponendo parta da fermo, o meglio, parta nel punto dove osservo l'angolo. Quindi 0, omega 0 è l'omega perché è costante, non cambia. Chiaro? Quindi parto da fermo, chiaro? O meglio, scusatemi, parto con velocità omega 0, perché se parto da fermo, se non c'è l'accelerazione tangenziale, rimango fermo. Chiaro? Quindi, omega 0 è omega, è 188. Il tempo me lo dà 1,5. L'accelerazione non c'è perché il beta è 0, perché è uniforme. E quindi, se è 0 l'accelerazione tangenziale, è 0 anche l'accelerazione beta. E ricavo l'angolo. Alfa è uguale a 188 per 1,5. Manca un mezzo per il tempo alla seconda. No, perché l'accelerazione non c'è. Perché Anche il interno moto è uniforme. si sbaglia. Ok? E quindi ho 188 per 1,5, 282 radianti.
Se voglio trovare il numero di giri, basta dividere 282 per 6,28 e trovo il numero di giri. E fa 44 giri e avanza 0,9. Sì. No, in un secondo e mezzo, in questo tempo qui. In un secondo e mezzo fa 44 giri e un pezzetto. Chiaro? Ci siamo? Siamo molto alto sul disegno. Arrivo, arrivo. A 9:30 mi trovo con voi. Tutto chiaro qui? Eh? Te lo farò la prossima volta. Ora finisco questo. Ora guardo se ce la può fare anche dopo, se riesco a far prima. Qui avete aperto tutti? Allora, vi mando gli esercizi. Aspetta, proprio ti fa un fuochino, non so riuscire a pugnare. Ma c'è il video. Non lo so mai Vai. funzionare. Vai. Sì o meno, bisogna andare per il vento. Questo sono le lamette. Questi sono gli esercizi che vi mando. Va bene? Questi sono gli esercizi. Provate a farli. Questa ce la siamo cercata. Oddio. Però, dai, se tu volevi